Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sì, visto che abbiamo stasera anche un grande giornalista internazionale, come gli spiegherebbe la parabola invece solare importante di Silvio Berlusconi, anche a livello internazionale, perché Forza Italia ha sempre descritto Berlusconi come uno statista anche a livello internazionale, quando in realtà forse invece alcune cose hanno, che lui ha fatto, ha detto, hanno danneggiato la credibilità internazionale. E nel 2011 a un certo punto non è stata proprio la comunità internazionale a scommettere contro l'Italia? Ma scusi, lei pensa che tutte le inchieste finite poi in nulla fatte contro Silvio Berlusconi non abbiano danneggiato la credibilità internazionale dell'Italia? Io penso di sì. Io penso che bisogna anche rendersi conto, qualcuno non si è accorto che in questi anni l'Europa è stata governata da una gerarchia di potenza che non ha lavorato a favore dell'Italia? Poi guardi, non credo di peccare di servilismo, perché sa, a me l'ubbidienza non è stata insegnata, se dico che le cose buone fatte sopravvanzano gli errori commessi di quell'uomo. Comunque, grazie al cielo, la storia dirà, lo dirà per tutti. Ma per esempio, senatrice Craxi, per esempio, si chiedeva prima a Travaglio la riforma, una riforma importante che ha fatto Silvio Berlusconi e che ha lasciato a questo paese. Beh, c'è un pezzo di questo paese che è un paese conservatore, che alle riforme si è sempre opposto. E posso anche dire una cosa, che bisogna cominciare a dire che il nostro è un paese democratico, anche agli stranieri, e che bisogna rispettare il voto degli italiani. Io poi adesso purtroppo mi scuso, perché avevo detto che alle 8 avevo un impegno e devo lasciare, però ritengo che in democrazia gli italiani votano e non possiamo pensare che gli italiani siano tutti stupidi. Silvio Berlusconi per questo paese ha fatto tante cose, ha cambiato l'economia del paese, ha dato stabilità al centrodestra, ci ha consegnato un bipolarismo che ha dato più stabilità al sistema, quindi tante piccole grandi cose le ha fatte in un grandissima difficoltà e subendo un'aggressione mediatico-giudiziaria di proporzioni enormi che soltanto Craxi prima di lui aveva subito. Fortunatamente gli elettori si erano un po' svezzati alle aggressioni e quindi ha potuto tenere duro da combattente qual era. Senta, senatrice Craxi, le posso chiedere, perché lei è un esponente importante di primo piano da tanti anni di Forza Italia. Oggi si è riunito il comitato di presidenza e ha ratificato alcune nomine. Intanto le voglio chiedere perché questa fretta di ratificare queste nomine e chi sarà il leader di Forza Italia? E non temete una diaspora verso soprattutto Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni? Ma guardi, oggi è il giorno del dolore. Per ragionare di politica ci saranno i prossimi giorni e le prossime settimane. Una cosa è certa, che chiunque si vorrà avventurare sulla strada del liberalismo e del riformismo, le due grandi culture che Berlusconi ha introiettato in Forza Italia ereditandole dalla Prima Repubblica, dovrà fare i conti col suo lascito. E perché oggi questa fretta di ratificare queste nomine? Ma a me non mi risulta che siano state ratificate nomine oggi. So che c'è stata una riunione perché c'era da ratificare il bilancio. Questo sì. Vabbè, quindi insomma non è al corrente. Non risulta nemmeno che stamattina la conferenza dei capigruppo ha deciso di bloccare le votazioni per sei giorni e ha detto che la mia era una fake news. Si informi, perché è quello che è successo stamattina, e adesso ne stanno parlando le opposizioni. Se ne parla da tutto il giorno in Parlamento, non solo ai doveri. Senatrice Craxi stava dicendo un'altra cosa, ha detto che non erano previste votazioni, quindi è stato chiarissimo. La ringrazio, senatrice, perché so che ci deve lasciare. Grazie mille, buonasera. Grazie a lei. E John Micklewhite.